Non so se avete visto mai il film Molokai, che magistralmente affascina il protagonista, o meglio il personaggio, Damiano, San Damiano, della congregazione dei cuori di Gesù e di Maria. Nacque il 3 gennaio 1840, settimo di 8 figli. Un altro fratello si fece anche sacerdote e lo sostituì perché malato non poteva andare a Molokai. Molokai era l'isola in cui venivano relegati i lebbrosi. Si mise a servire le brosi. Nel 1885, contraendo la lebbra, morì tra i lebbrosi. Dichiarato beato da San Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI, santo. Dare la vita per gli altri, specialmente quando si assistono malati che schifano, fanno schifo, è eroico. Per cui il Vangelo che ora leggiamo, che è la continuazione e la fine del capitolo terzo, in cui ancora una volta Gesù ritorna sulla nuova vita. Diciamo. Colui che viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla della terra. Colui che viene dal cielo e parla della viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi però ne accetta la testimonianza certifica che Dio è veritiero. Batte colui che Dio ha mandato, proferisce le parole di Dio e dà lo Spirito senza misura. Il Padre ama il Figlio e ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi non obbedisce al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio incombe su di lui. Parola del Signore. Lode. A termine così il capitolo terzo del Vangelo di San Giovanni, che assieme agli altri due capitoli, come abbiamo osservato, è programmatico della vita di Gesù. Chi è Gesù? Lo dice lui stesso, che è tanto amato dal Padre che gli ha dato ogni potere, non solo, ma che dice le parole del Padre.
allora significa che alla divinità in sé è uguale al Padre nella sostanza, ma distinto da lui come figlio. E che, essendo una cosa sola col Padre, dà lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo senza misura. E chi ha lo Spirito di Dio sicuramente crede nel Figlio e ha la vita e la verità. Perché il Figlio, cioè il Verbo di Dio fatto uomo, anche figlio dell'uomo, venendo dal Padre, dice la verità. Le sue parole sono veritiere. Tanto veritiere che chi crede nelle sue parole è salvo. Chi non crede, o meglio poi sottolinea, chi non obbedisce al figlio, già è stato condannato. Non ha la vita in sé, non ha la verità in sé. E sarà l'ira di Dio incombe su di lui. Tutto questo Gesù l'ha detto e sottolineato, e San Giovanni lo esprime in una parola sicura, dopo avere presentata ancora una volta la testimonianza di Giovanni Battista. Alcuni vanno a Giovanni Battista e dicono: ma sai, quello che tu hai battezzato sta battezzando altri. Come se, che autorità c'è? E Giovanni Battista confessa ancora una volta: io non sono il Messia. Non sono il Cristo, lui è il Messia, che se non fosse stato dato dall'alto questo potere, non sarebbe il Messia. Allora è necessario che lui cresca e io diminuisca. Basta dire che ormai la dottrina di Giovanni Battista è superata. È una dottrina che avverte, che ammonisce, ma che non può dare la vita. Mentre Gesù ha il potere di dare la vita e sottrarre tutti gli uomini dalla morte. Si capisce? Non soltanto la morte fisica, quando sarà alla fine dei tempi la resurrezione nei corpi, ma dalla morte spirituale in cui siamo caduti, ci fa risorgere alla vita spirituale, alla vita dello spirito. Per cui l'animalità che è in noi diventa spirituale. E lo spirito è superiore alla materia, ma non si divide dalla materia. Dà espressione esatta, veritiera, dello spirito, del proprio spirito che viene agganciato dallo Spirito Santo, per cui entra nella verità e che è nella verità e nella luce. E non ha le tenebre in sé. Amen. Alleluia. Anche noi, nella vita spirituale, come Giovanni Battista, dobbiamo diminuire e Gesù crescere.
più noi diminuiamo, più noi comprendiamo di non avere nessun potere, più Gesù può esercitare il suo potere. Potere di intercessione, sempre con le mani alzate, piegate dinanzi al Padre, sempre con noi, uno di noi, perché le membra siano unite al capo, perché il capo senza le membra non è dignitoso e decente. Mentre è una cosa alta che le membra siano dal capo. Le membra senza il capo, è chiaro, non possono esistere. Ma il capo senza le membra non è l'efficacia del progetto di Dio. Cioè, dare agli uomini regalata la vita divina. Dare fa parte della divinità. Noi che siamo nati dalla polvere, con un corpo che torna alla polvere, ma lo spirito che è stato infuso ci mantiene per potenza di Cristo e dello Spirito Santo per l'eternità. Noi con Gesù Cristo e lo Spirito Santo non gusteremo mai la seconda morte, la morte eterna, ma la vita eterna. Per questo la benedizione che riceviamo è fonte di vita e di energia divina. Il Signore sia con voi. Signore, vi custodisca, vi protegga. Signore, faccia risplendere su di voi il suo volto e vi dia la sua misericordia. Mi rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace, la via, la verità e la vita, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre, specialmente sugli ammalati di virus, gli ammalati di gango, di altre malattie terribili, che fanno soffrire tanto e che questa benedizione scenda anche su quelli che l'assistono, perché vengano sollevati dalle loro sofferenze. E per le persone sole, scartate e abbandonate, per l'intercessione della Vergine Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio e San Damiano, l'apostolo dei lebbrosi, assieme a tutti i santi, agli angeli, con a capo San Michele Arcangelo, che è stato messo da Dio per aiutarci a vincere l'avversario più maligno, terribile, il demonio. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia.